Non un appuntamento settimanale con il nostro punto sulla situazione della pandemia nella nostra provincia. Spero che non vi stiate annoiando, comunque non vi state assuefacendo a questo appuntamento, perché vuole essere un modo per render conto e tra virgolette rassicurare in questo momento la popolazione che i casi nella nostra provincia non sono da allarme. Vi dico subito che i numeri delle terapie intensive in questo momento vedono una sostanziale condizione di equilibrio, perché abbiamo un paziente in più ad Agrigento. Da 3 della settimana scorsa siamo passati a 4, terapia intensiva sto dicendo, e uno in meno a Sciacca, da 2 siamo ad 1. Quindi abbiamo 5 casi, 5 ricoveri su 30, quindi diciamo che la situazione è ancora abbondantemente sotto controllo. Un po' meglio, devo dire, va nella medicina, perché abbiamo 4 casi in meno nella medicina di Agrigento e un caso in meno nella medicina di Sciacca. Quindi 7 pazienti in medicina Sciacca, 23 in medicina d'Agrigento. Sono numeri, abbiamo 23 e 7, sono 30 pazienti su 160 posti che sono quelli previsti per noi. Capite bene che i numeri non sono preoccupanti, ma come vi abbiamo sempre detto, e forse adesso mi state seguendo un po' meglio, questo maledetto pachiderma continua a mantenersi, scende, voi vedete la curva dell'ultima settimana che continua, ma è una discesa non molto accentuata, marcata, è una discesa lenta, quindi significa quello che voi vedete nel bollettino giornaliero, che i casi nella nostra provincia continuano a essere 30, 40, 50, non ci sono più i 70, ma manteniamo sempre questi numeri. Quindi il virus è in mezzo a noi, lo ripetiamo sempre, però devo dire che forse noi abbiamo imparato, adottando quello che oramai sappiamo, ce lo dicono tutti, adottando quelle misure di distanziamento, di igiene, riusciamo a controllarlo, a non farlo esplodere. Anche Agrigento si sta mantenendo fra gli ultimi posti. Devo dire che come incremento settimanale abbiamo esagerato un pochino, siamo al 5% di incremento settimanale, siamo al penultimo posto come numero di casi assoluti per 100.000 abitanti, meglio di noi è messa Ragusa, che però come incremento settimanale è messa molto meglio di noi. Quindi la situazione anche della Sicilia vede nei numeri assoluti buoni un incremento. Questo che significa? Che noi non riusciamo a rispettare tutte le misure che ci sono state garantite. Ricordate le mascherine, ma ricordate anche la distanza, ricordate di tutte quelle cose che vi ho proiettato altre volte, ma che non vorrei farlo più. La situazione dal punto di vista del contesto sociale, economico, è variata, perché da questa settimana siamo in arancione. Allora, l'obiettivo che vorremmo proporre a noi stessi è quello di ambire alla zona gialla, perché purtroppo siamo tutti stanchi di questa situazione. Per fare questo io vorrei farvi ricordare quello che è successo quando abbiamo fatto esattamente l'opposto. Le feste, gli assembramenti, subito dopo Natale siamo schizzati in alto. Allora è chiaro ed è esattamente conseguente che se noi riusciamo a mantenere quelle cose che possiamo fare, allora potremmo andare in zona gialla, ed è quello che tutti noi vogliamo fortemente, perché non ce la facciamo più nessuno come cittadini. E io dal punto di vista sanitario vi dico che se riuscissimo a svuotare completamente gli ospedali, penso che saremmo tutti contenti anche a livello psicologico. A proposito di ospedali, vi vorrei dire che abbiamo questa settimana attivato, siamo addirittura in arrivo con i lavori di Ribera, avete visto dalla stampa che i primi 12 posti sono stati attivati di degenza ordinaria, abbiamo altri 30 posti che sono pronti, ma il cantiere che è coesistente in questo momento non ci consente di attivarli, quindi di renderli disponibili per i pazienti. Un'altra buona notizia è che sono arrivati i pensili delle terapie intensive, quindi già hanno iniziato a montare da mercoledì, quindi il reparto di terapia intensiva
si avvia alla fase conclusiva, mentre la subintensiva, come vedete dalle immagini, ha preso la forma di un reparto, non avendo più nulla come lavori, bisogna solo arredarlo e pulirlo, ma questa è questione di giorni. Quindi sta prendendo forma l'ospedale di Ribera, l'ospedale Covid. Ultima notizia per quanto riguarda i vaccini. In questo momento stiamo vaccinando case di riposo, RSA e tutte le comunità alloggio di persone fragili. Abbiamo una squadra che sta costantemente vaccinando queste categorie. Abbiamo ricevuto la prima fornitura di Moderna, l'altro vaccino molto sicuro e ad alta resa. Abbiamo 1.000 dosi, ne faremo 500 e 500. Sono arrivati altri 4 vassoi di vaccini alla Pfizer e noi prudenzialmente, per garantire a tutti voi che verrete sottoposti a questa vaccinazione, prudentemente ne faremo il 50%. Quindi dai prossimi giorni, al massimo lunedì della prossima settimana, si partirà con il completamento dei sanitari, vi dicevo la volta scorsa, mancano 500 circa, e poi si passa agli ultraottantenni e poi tutte le categorie che sono in ordine di priorità come quelle che hanno diritto alla vaccinazione. Ci rivediamo settimana prossima per tutti gli aggiornamenti che volete, ma non dimenticate di dirlo al commissario @ag.it.